E ciao a tutti bella gente, sono Cazzoni Superstar, ben trovati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo sempre su Final Fantasy Ever Crisis e in questo video andiamo a parlare un po' dell'equipaggiamento per dare un po' di chiarezza, magari chi si sta giocando è un po' confuso, per capire come funzionano i vari bonus. Adesso sarà un video un po' più dedicato alle funzionalità dell'equipaggiamento principale e secondario, senza allungar di più parlando di proprio vere statistiche, dove magari le affronteremo in un altro video, tanto per non confonderci, ok? Allora, ogni personaggio ha a disposizione un equipaggiamento principale e uno secondario, ok? E che fanno una certa differenza logicamente in combattimento. Nulla da dire sul fatto che fatevi il personaggio come preferite. Se un certo PG vi piacerebbe farlo più magico piuttosto che fisico, fatelo magico piuttosto che fisico. Volete farlo lui come healer, fatelo come healer. Sappiate però che ogni personaggio nella sua schermata qua principale, in queste tre slot qua che si sbloccano man mano che si va avanti nel gioco e si attivano con la giusta materia, danno dei potenziamenti ben precisi su di lui. Però nulla toglie, ad esempio Cloud, la prima e la seconda, aumenta le abilità, il danno delle abilità fisiche, ok? Quindi logicamente è un personaggio che è portato per fare danno fisico, però io potrei anche farlo magico, ma perderei comunque sia dei buoni boost. Ma nulla mi toglie, insomma, io voglio farlo per forza magico, non posso mettergli come arma principale una bacchetta, ok? Però le materie, certe skill posso fargliele sbloccare comunque, ok? Quindi questa è una scelta un po' che dovete vedere voi su come portare il gameplay. E a me Cloud, insomma, fisico non mi dispiace per niente, anche perché nell'originale lo sfruttavo comunque così, anche se vabbè, a una certa qualsiasi personaggio potrebbe essere forte sia fisico che magico, vabbè, era un altro gioco logicamente. Qui conviene seguire un po' una logica, ma nulla ci vieta di farlo a piacere. L'importante è non andare a fare troppi miscugli, perché allora non siamo veramente né carne né pesce. Allora, come funzionano gli equipaggiamenti? Ne abbiamo uno principale e uno secondario, fatto da un'arma principale e un'arma secondaria, più il secondo, vabbè, sono sub-equi, proprio un totale equipaggiamento secondario. Allora, ogni arma ha un boost di rune abilities, R penso sia per runa, ok, abilità delle rune, che in base a quello che c'ha vedremo elencata in questa pagina. Io con i vari equipaggiamenti che c'ho addosso, diciamo, e anche dei bonus che magari eventualmente possono aggiungere a volte degli alleati, ho queste skill qua. Però quella che sto tirando su principalmente, cioè quella che sto tirando su proprio con Cloud, è il boost al potere d'attacco. Come vedete qui mi dice tutti i punti raggiunti, ma clicchiamoci sopra così vediamo i livelli e i punti da raggiungere per sbloccarli. Io al momento ho 33 punti in questo boost e ho raggiunto il livello 4. Per livello 5 mi mancano altri 2 punti. A livello 4 cosa fa? Attacco più 100 più un 20%. A livello 5 sarà attacco più 100 più 30% e così via. Quindi io sto cercando di mettere addosso a Cloud tutti gli equipaggiamenti che mi diano questo boost, ok? Se avete delle armi che avete messo sui vostri alleati che vedete che vi dà più attacco a tutti, attacco fisico a tutti, non è il boost attack, ma semplicemente è semplicemente la statistica di attacco, ok? Invece il boost fa parte delle rune, quello che sia, attacco, magico, critico, quello che sia. Mentre invece a livello di statistica, fate caso, vi darà un po' più statistiche, ok? Allora, però, come funziona? Non tutti gli equipaggiamenti ci danno lo stesso montare di bonus e ci permettono di utilizzare le skill. Allora, le armi principali, mettiamola così, oltre a darci un boost, ci darà anche la possibilità di avere delle skill. Ok, vediamo un po' abilities. Esempio, la Murasame mi dà Thunder Strike, la Age come si chiama mi dà Armor Break, ok? Però
hanno anche delle statistiche differenti. Questo mi dà il boost attacco, che è generale, però questo non danno fisico, attacco. E, però mi dà questa skill che mi debuffa le difese dei nemici, quindi nel contesto al momento mi è più utile piuttosto che sbloccare il resto, anche perché poi ci sono anche gli altri che menano, quindi tutto fa brodo, ok? E, però come funziona? Solo l'arma principale mi dà il boost massimo, in questo caso 14 in questo momento. Tutte le altre armi secondarie, sia il sub-equip che l'arma secondaria eventualmente, mi daranno metà del loro boost. Esempio, questa che ho il boost attack generale mi dice che mi dà più 3 punti, ma se io vado a vedere infatti in Rune Abilities ho solo un punto, perché è un'arma secondaria, quindi sia l'arma secondaria che le sub equip mi daranno metà del boost che io vado a leggere, ok? E la differenza è che comunque sia nell'equipaggiamento principale entrambe mi daranno la possibilità di utilizzare una skill. Le secondarie invece, il sub equip, anche se avessero, adesso non so neanche se c'è qualche skill qualcuno di queste qua, anche avessero una skill, beh qui non ce l'hanno, vabbè, anche se avessero una skill non potrei utilizzarla, non me la sbloccherebbe, perché qui sfrutta solamente il boost dimezzato, ma sfrutta solamente il boost, e questo è quanto. Stessa cosa vale anche per altri personaggi che man mano sto cercando di tirar su. Ad esempio già lui, qui mi pare che dice Ability Damage, quindi già lui potrebbe essere sfruttato col bonus attacco generale, e quindi può sfruttare degli attacchi magici fondamentalmente, mettiamola così. Infatti dice Physic Attack più 10 più 5, Magic Attack più 10 più 5, e man mano può essere comodo in base anche a certi potenziamenti, che potrebbe essere la Limit Break, che magari hanno sono ibride, che ne so, per esempio, oppure ci sono alcune skill che possono funzionare bene e si potenziano sia fisicamente che magicamente, quindi potrebbero ottenere dei bonus maggiori, insomma in base. Però io sto cercando anche a lui di farlo, diciamo, fisico, perché adesso ancora mi manca l'equipaggiamento. Però vedere i tipi di danni che ci dà, per esempio il primo, vedi, Ability Damage, è questo. Il secondo invece già vedi, attacco fisico. Il terzo cosa fa? Addirittura per potenza le cure. Quindi alcuni potrebbero avere tutti lo stesso bonus, altri possono avere, come avete visto, zacche, bonus differenti e così via. Iris cosa dà? Beh, Ability Damage più 10. Poi il secondo cosa fa? Danno d'abilità magica più 20. E il terzo? Abilità magica. Adesso lei è healer, però allo stesso tempo la sto facendo anche, infatti, maga fondamentalmente, ok? Così quando non deve curare spacca la face. Allora, questo è quello come funziona l'equipaggiamento, ok? Quindi ricapitoliamo. Equipaggiamento principale, a prescindere dal boost, mi permetteranno le due armi di ottenere una skill, una per arma, mentre quelle secondarie mi daranno solamente, esclusivamente, il boost alle abilità delle rune dimezzato e basta. Poi nella zona principale, l'arma principale che ho impugnato mi darà, oltre alla skill, il massimo del suo boost, mentre la secondaria mi darà la skill, ma mi darà semplicemente metà del bonus. Quindi questo qui, boost difesa magica 3 diventa 1, perché va a dimezzare, non fa 1,5, scala di mezza per difetto, quindi da 3 vado a un più 1, però mi dà una skill interessante, perché comunque sia Saving Grace mi va a dare delle protezioni agli alleati, ok? Questo è quanto, questo è come funzionano le statistiche. Date un'occhiata un attimino, quindi quando vestite il vostro personaggio, in base a quello che vi piacerebbe usare, date un'occhiata anche come quello che vi può dare questa parte in fondo. Se non ve la fa vedere perché non c'è di livello, basta tenere premuto sopra il puntatore e si apre la finestra e ci dice quello che è, ok? E poi per l'attimo di sboronaggine, qui potete girare, fate che cacchio. Preview per cambiare gli equipaggiamenti come estetica e quant'altro. Questo funziona così l'equipaggiamento, quindi boost principali,
potenziati in base a come vogliamo creare il nostro personaggio. Prima parte ci dà delle skill in più, insomma, questo è quanto. Poi in un prossimo video andiamo a parlare in maniera più approfondita, eventualmente di statistiche, consigli, diciamo, per delle build, consigli molto terra terra, vedendo un po' insieme i personaggi quello che hanno, no? E eventualmente tocca vedere anche gli equipaggiamenti, questo man mano che andiamo avanti col gioco. Poi andremo a vedere anche come gestirsi i vari menu, andremo a vedere come potenziare gli equipaggiamenti, andremo a vedere un po' di cose, insomma. E per ora è tutto, io spero che il video vi sia stato utile, vi invito a lasciare un like, forse così, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attiva la campanellina qualora vi interessassero i futuri aggiornamenti sul game. Se avete domande qua sotto scrivete quando volete, cerco di rispondere a tutti, o se avete dei consigli o delle correzioni da fare su quello che dico, no problem, basta che siano costruttive, nel rispetto sempre di tutti, che insomma siamo qua a divertirci, ok? Io al momento vi saluto, vi ringrazio per la visione, spero di avervi fatto buona compagnia, vi auguro a tutti quanti come sempre un buon game, mi raccomando, fate i bravi, non fate i tossici, sono solo videogames. Ciao a tutti e alla prossima, ciao!